Radio Radicale con Luana Zanella, Presidente dei Deputati di AVS, vogliamo capire che cosa è successo a questa coppia di italiani fermati in Argentina che avevano praticato la GPA che non rientrava nella nuova normativa italiana perché il bambino è nato il 10 ottobre, la legislazione italiana sul reato universale il 16 ottobre e insomma l'Argentina non ha una normativa su questo, e questa forse è la vera ragione del fermo e la donna aveva forti necessità economiche, quindi ha accettato di fare la gestazione per altri. Allora, in che caso ci troviamo? Perché ho visto che le polemiche sono furibonde su questo caso. È chiaro che le polemiche, è chiaro che c'è di che essere furibonde perché se accadono cose di questo genere vuol dire che effettivamente il mercato della GPA è ormai globale e se un soggetto, una coppia eterosessuale, omosessuale, un singolo, eccetera, paga, può avere un bambino a disposizione. In questo caso mi sembra proprio evidente questo perché da quanto sempre ho letto sulla stampa il costo di questa operazione è stato anche piuttosto contenuto e alla giovane donna molto bisognosa, come lei ha detto, sono andati anche pochissimi soldi e quindi è veramente una cosa insopportabile che un uomo, una donna, qualsiasi persona fosse, per soddisfare un proprio desiderio, perché non è un diritto essere genitori, non è un diritto, bisogna chiarire questo passaggio e non è neanche un dovere diventare genitore, però, ecco, quindi ci deve essere l'autodeterminazione da questo punto di vista. Bene, come può un uomo istruito che ha sicuramente dei mezzi, eccetera, eccetera, prestarsi ad un'operazione del genere, io proprio non lo capisco. E questa creatura è stata praticamente come un pacco, caricata su un volo e poi sono state le autorità argentine a bloccare questo viaggio, insomma, a bloccare questo viaggio. E la mamma che accompagnava questa creatura a Parigi per poi probabilmente tornarsene a casa propria, perché ha fatto questo, è stata costretta a fare questo passaggio? Secondo me perché le carte non erano in regola e quindi doveva comparire che una coppia, ancorché insomma abbastanza poco credibile, con la propria creatura andava a fare un viaggio, faceva shopping, non so cosa, a Parigi. Non può essere, non può esistere. E quindi io ho sempre pensato che al di là della legge, reato universale, eccetera, perché insomma la maternità surrogata in Italia è proibita comunque, e sappiamo anche che il reato universale, insomma, è un problema anche dal punto di vista dell'applicazione della norma. Però al di là di questo, pensiamo a quello che sono le leggi, le normative vigenti per l'adozione, che secondo me andrebbero assolutamente modificate. Comunque, al presente, per adottare un bambino non è che sia a qualsiasi età in qualsiasi condizione possa adottare un bambino, perché c'è il cosiddetto più grande, il massimo interesse della creatura. Questo deve essere al centro. E per garantire il massimo interesse della creatura bisogna che ci sia quindi anche il controllo di chi sarà il genitore e la genitrice della creatura stessa. Per esempio, uno che ha 80 anni non può diventare padre o madre di una creatura di pochi mesi, giusto? Per ovvie ragioni. Quindi, al di là del fatto che io sono favorevole che l'adozione sia aperta in maniera decisa ai singoli e anche alle coppie omosessuali, però ci devono essere comunque dei controlli, ci deve comunque essere una norma. E a livello internazionale, questa cosa della GPA
deve essere proibita a livello internazionale, perché io ho studiato abbastanza bene tutta la materia in tutti questi anni durante i quali mi sono occupata di GPA, ma voi capite che le norme che prevedono la GPA cosiddetta altruistica sono delle norme che aprono in realtà a quella commerciale e che legittimano sia dal punto della legge stessa, perché se andate a vedere le proposte anche presenti qui è così, sia dal punto di vista, diciamo, culturale, legittimano la pratica dell'essere gestante per altri. Ecco, quindi non c'entra niente l'altruismo, qui c'entra un mercato, c'entra un desiderio di genitori che si vorrebbe tradurre in diritto, in questo caso specifico c'entra uno sfruttamento indegno della miseria delle donne, in questo caso argentine, e la, come dire, addirittura il fatto di comprare il tutto, di comprare una creatura sul mercato internazionale della GPA, anche veramente per pochi soldi, voglio dire. Allora a questo punto non riesco a capire come si possa giustificare. È Ecco. una contraddizione tra chi vuole dei diritti per sé e compra gli altri per averli. Certamente, per dare seguito a un desiderio che io riconosco essere immenso, perché essendo stata madre so cosa vuol dire il desiderare Ma forse non diventarlo, con quei mezzi. però non a tutti i prezzi, non, e soprattutto sfruttando il corpo fecondo di donne che sono in uno stato di assoluta necessità. Chiarissimo, la ringrazio della sua disponibilità come sempre e ringrazio l'onorevole Luana Zanella che è Presidente dei Deputati di AVS.